Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con le Web Stories di Maintenance Stories 2020 durante il mese della manutenzione. Qui con noi oggi pomeriggio ci sono Domenico Pascazio, Sales and Customer Service di ISE, e Andrea Oliaro, Ingegneria di Manutenzione, Direzione Esercizio di Buzzi Unicem. La loro relazione ha titolo Sviluppo di un innovativo sistema di Remote Condition Monitoring per un approccio moderno alla gestione della manutenzione. Il caso Buzzi Unicem. Prima di dare la parola ai nostri relatori, vi ricordo che la chat è a vostra disposizione per le domande saranno moderate dal sottoscritto che le condividerà con i relatori al termine della presentazione. Grazie ancora di essere qui con noi oggi pomeriggio. Cedo ora parola a Domenico Pascazio. Perfetto, grazie, grazie Marco. Condivido il mio schermo. Perfetto. Ok, innanzitutto, prima di iniziare, voglio ringraziare sia l'ingegnere Andrea Oliaro di Buzzi Unicem per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo webinar e ringrazio anche tutta l'organizzazione per gli sforzi fatti per rendere possibile questo evento anche quest'anno, nonostante la situazione attuale. Inizio con una brevissima presentazione di ISE. ISE è un'azienda che fa parte di un network di tre aziende, di cui le altre due aziende sono CRC, che è un'azienda che si occupa di progettazione, sviluppo, montaggio e installazione di impianti nell'ambito cartario, e Oradoc è un'azienda che si occupa dello sviluppo e della progettazione di sistemi di doctoring, sempre nell'ambito cartario, ma non solo. Per quanto riguarda ISE, è un'azienda che da oltre 20 anni si occupa di condition monitoring, manutenzione predittiva e ingegneria di manutenzione. Abbiamo attualmente tre sedi in Italia, la sede centrale a Lucca e altre due sedi a Milano e a Roma. Operiamo su tutto il territorio nazionale, ma ogni anno facciamo diversi interventi anche in tutto il mondo. Per quanto riguarda le attività che proponiamo, le possiamo suddividere in due macro aree, che sono quelle del service, in cui abbiamo una divisione di Reliability and Maintenance Consulting, in cui abbiamo un team di consulenti che dà supporto nell'ottimizzazione e miglioramento della gestione della manutenzione, una divisione di PDM Condition Monitoring con un team di tecnici che svolge appunto attività di misure e analisi nell'ambito della manutenzione predittiva, una divisione di Research and Application con cui sviluppiamo tutta una serie di soluzioni internamente, tra cui quella che vedremo oggi e con cui anche partecipiamo a diversi progetti, sia di aziende private, ma anche a livello di attività finanziate dalla comunità europea, dallo Stato, dalla regione. Poi abbiamo tutta la divisione di training che va a supporto dei progetti che svolgiamo nei vari ambiti. Per quanto riguarda l'area dei prodotti, abbiamo tutta una serie di prodotti sviluppati internamente, sempre appunto grazie alla nostra divisione di Research and Applications, tra cui appunto il sistema TwiSight che vedremo oggi, e più tutta una serie di prodotti derivanti da partner con cui abbiamo appunto una collaborazione consolidata da tanti anni. Ora passo subito la parola all'ingegnere Oliaro che ci presenterà Buzzi e entrerà nel dettaglio del caso di oggi. Grazie, grazie Domenico. Buongiorno a tutti. Anch'io adesso condivido il mio schermo. Un attimo. Ok. Perfetto. Allora, buongiorno. Mi presento. Io sono Andrea Ugliaro, referente delle Ingegneria di manutenzione di Buzzi Unicem in Italia. E per l'evento di oggi ho preparato alcune slide per cercare di raccontarvi un po' un percorso che abbiamo fatto ormai da circa un anno a questa parte come Buzzi Unicem e con ISE, appunto, e per cercare un po' di introdurvi in questo percorso, ho pensato di partire un attimo da spiegandovi che cos'è che produciamo e quali sono le nostre caratteristiche peculiari di settore, e per arrivare poi a spiegarvi appunto i passaggi logici che abbiamo fatto per passare da una manutenzione a guasto di tipo preventivo, livello predittivo e prescrittivo. Allora, dando con ordine, che cos'è il cemento? Il cemento è un legante idraulico, legante perché ha la capacità di legare insieme pietre e mattoni, e idraulico perché ha la capacità di indurire
e legare a contatto con l'acqua sviluppando resistenze meccaniche. È un materiale utilizzato fin dall'antichità, è una sorta di pietra plasmabile che indurendo assume la forma della cassa che lo contiene. Spesso si sente anche impropriamente parlare di cemento e calcestruzzo, ma sono effettivamente la stessa cosa? La risposta è ovviamente no, nel senso che il cemento è la polvere che reagisce con l'acqua ed è capace di legare insieme pietre e mattoni, come abbiamo detto. Il calcestruzzo, invece, è la principale applicazione del cemento e si ottiene miscelando insieme il cemento con sabbia, pietrisco ed acqua. L'impasto così ottenuto quindi si utilizza per fare i getti delle costruzioni, per realizzare le costruzioni che vediamo in giro. Se il getto si rinforza con ferri di armatura, allora si può parlare di cemento armato. È anche interessante un po' capire la diffusione che ha il cemento nel mondo, perché infatti credo che pochi sappiano che il cemento è il secondo prodotto al mondo più utilizzato dopo l'acqua, e la sua diffusione fondamentalmente è legata all'incremento delle popolazioni e all'aumento del loro livello di benessere. Ad oggi vengono consumati nel mondo circa 4 miliardi e mezzo di tonnellate e si prevede che nel 2050 si dovrebbe arrivare a consumare circa 6 miliardi di tonnellate nel mondo, con un particolare aumento di consumi dovuto allo sviluppo dei paesi emergenti. Naturalmente il nostro settore avrà come sfida principale quella della riduzione delle emissioni di CO2. La nostra vision, quella di Buzzi Unicem, è quella di essere un gruppo multiregionale internazionale focalizzato sul cemento, sul calcestruzzo e sugli aggregati naturali, e ha una visione a lungo termine dell'impresa con un management dedicato che opera in ottica di sviluppo sostenibile e di strutture produttive di alta qualità. Perseguiamo la creazione quindi del valore grazie a un profondo e sperimentato know-how e all'efficienza operativa dei nostri impianti. Sviluppiamo il nostro business in Europa, Asia, America e anche in Africa, e nel mondo possiede Buzzi Unicem 37 cementerie, 7 centri di macinazione, 18 cave, 44 terminali di distribuzione e 404 centrali per il confezionamento del calcestruzzo, con una capacità produttiva di 40 milioni di tonnellate all'anno di cemento prodotto. Nel 2019 abbiamo prodotto di 28 milioni di tonnellate di cemento, abbiamo raggiunto un fatturato di più di 3 miliardi e 200 mila euro, occupando circa 9.800 persone nel mondo. In Italia possediamo 13 cementerie, 4 centri di macinazione, abbiamo una capacità produttiva di 10,8 milioni di tonnellate all'anno. Naturalmente, per avere altre informazioni di numeri sul nostro gruppo, vi invitiamo a leggere il nostro bilancio di sostenibilità, che si trova nella sezione corporate del nostro sito www.buzzionicem.it. La storia recente di Buzzi, perché è una storia che parte da due società con origine tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, però la storia, diciamo, recente la consideriamo adesso in questa slide nell'unione tra la Fratelli Buzzi S.P.A., di proprietà appunto della famiglia Buzzi, e l'Unicem, che faceva parte del gruppo IFIL. Nel 99 queste due realtà si fusero nell'attuale Buzzi Unicem, dando origine a una società che in breve tempo si è espansa attraverso l'acquisizione del gruppo tedesco di Ikeroff e successivamente in Messico. Poi ha allargato il suo perimetro nella regione degli Urali grazie all'acquisizione dalla Farge Ural Cement, mentre negli ultimi tre anni ha acquisito nel 2017 il gruppo italiano Zillo, due stabilimenti a nord-est Italia, Ifan e Monselice, e nel 2018 ha sottoscritto una joint venture con il gruppo Riccardo Brennan per l'acquisizione del 50% di BCPAR, che è una società operante in Brasile che era già proprietaria di due cementerie. In questi giorni, è recente la notizia, tramite BCPAR è stata acquisita da CRH, sono state acquisite altre tre cementerie e due centri di macinazione. A livello economico, il nostro settore è caratterizzato da un'elevata intensità di capitale finanziario, perché considerate che per realizzare una linea che produce cemento si possono spendere circa 150-300, ma più 300 euro per ogni tonnellata di capacità installata. E rientrare nell'investimento richiede un periodo corrispondente a circa 3-5 anni di ricavi. E
il nostro settore è caratterizzato da una limitata intensità di capitale umano, quindi servono circa 100-150 dipendenti per operare uno stabilimento che possa produrre 1-1,5 milioni di tonnellate. È un prodotto maturo, quasi una commodity, infatti abbiamo fatto prima l'esempio relativo anche all'acqua, e il mercato si basa su andamenti ciclici di 5-15 anni. Ha un rapporto valore-peso, il nostro prodotto, molto ridotto, e impatta molto sulla logistica. Al momento però non esistono materiali analoghi completamente sostitutivi. Con questa slide ho cercato di riassumervi e di spiegarvi, e cercherò di spiegarvi a grandi linee il nostro processo di produzione, percorrendo velocemente una linea di produzione, evidenziandone poi le peculiarità di cosa vuol dire fare manutenzione in una cementeria. Allora, innanzitutto il cemento nasce dalla combinazione di quattro ossidi, che sono l'ossido di calcio, l'ossido di silicio, l'ossido di alluminio e l'ossido di ferro, tutti reperibili in natura attraverso l'estrazione dalle cave di calcare. L'argilla e la marmo della bauxite e dalla silice, dal minerale di ferro, dai sottoprodotti. Quindi da queste fonti noi ricaviamo gli ossidi che necessari. Per poter realizzare la componente attiva del cemento è però necessario quindi frantumare in questa zona della linea le materie prime per poi andarle a fondere in un apposito forno rotante. Quindi il forno si comporta da reattore, permettendo agli ossidi di legarsi in forma diversa. Poi un brusco raffreddamento della massa parzialmente fusa completerà il processo, rendendo questo composto denominato clinker idraulicamente attivo. Quindi clinker così ottenuto viene poi raffinato, additivato e viene venduto o sfuso, caricandolo su dei vettori via terra oppure via acqua, oppure viene insaccato e venduto generalmente in sacchi da 25 kg. Quali sono invece le peculiarità del lavoro di noi manutentori nella cementeria, diciamo ogni giorno, ogni anno? Noi occorre che noi definiamo attività di manutenzione per circa 1000 macchine presenti all'interno della cementeria, che mediamente hanno 12 tra organi e componenti. Quindi abbiamo più di 14.000 oggetti potenzialmente da controllare e manutenere. Poi dobbiamo garantire la produzione di più di 42 milioni di metri cubi di aria per far funzionare le nostre macchine. Dobbiamo gestire più di 10 tonnellate di lubrificanti per lubrificare le nostre macchine e gestire la sostituzione di più di 500 cuscinetti all'anno con dimensioni che possono arrivare fino a 1,5 metri di diametro e sostituire anche, per esempio, più di 250 tonnellate ogni anno di mattoni refrattari. Poi dobbiamo monitorare motori elettrici che possono arrivare a 3.600 anche kW di potenza e monitorare di conseguenza anche accoppiamenti, per esempio tra pignoni e corone, perché ci sono sia su forni che su mulini, con corone che possono arrivare anche a 7 metri di diametro. Capite bene quindi che mantenere asset così importanti sia dal punto di vista proprio dimensionale che energetico mette sempre la manutenzione e in particolare anche l'ingegneria di manutenzione a dover, in condizione di dover continuamente analizzare strategie cercandone un miglioramento continuo. Lavorando logicamente però a risorse limitate, cos'è che diventa fondamentale? Diventa fondamentale il tempo e i costi, che sono due beni preziosissimi da gestire nel nostro lavoro. Infatti, chi ha inventato probabilmente la frase il tempo è denaro, stava pensando a un manutentore. A parte gli scherzi, è davvero un aspetto molto delicato e strategico per il nostro operation. Quindi massimizzare il tempo a disposizione per organizzare le manutenzioni e minimizzare i costi sono degli obiettivi che noi abbiamo cercato sempre e cerchiamo continuamente di perseguire basandoci fondamentalmente su quello che ci insegna la curva PF, ovvero cercando di anticipare il più possibile l'accadimento dei guasti, monitorando guasti potenziali e in particolar modo sulle macchine critiche. Per far ciò, quindi, è importantissimo ascoltare i segnali delle macchine e questi segnali possono essere, che era un po' quello che veniva fatto prima, basati sui sensi, quindi proprio
l'osservazione, l'ascolto, il fatto e il tatto, ma questo naturalmente in tempi passati permetteva di accorgersi di qualche cosa, però non dà il tempo necessario per poter agire soprattutto su macchine critiche e molto grosse. Invece per le macchine critiche, da ormai qualche anno, anzi qualche decina d'anni direi ormai, abbiamo deciso di investire su strumentazione e anche su servizi dedicati per andare alla ricerca dei famosi segnali deboli delle macchine, cercando di individuare il più possibile, monitorare anche dopo che sono stati individuati i guasti potenziali, guadagnando tempo prima di arrivare al guasto funzionale, appunto. Quindi con questa scelta abbiamo aggiunto nelle nostre politiche di manutenzione la manutenzione predittiva. Le tecniche che abbiamo introdotto quindi in questo periodo sono state negli anni la termografia, l'analisi dei lubrificanti, l'analisi delle vibrazioni e l'analisi ad ultrasuoni, che sono tecniche che tra service piuttosto che fatte internamente abbiamo iniziato ad approfondire. Usandole le abbiamo quindi apprezzate, ne abbiamo capite bene le enormi potenzialità, ma abbiamo anche imparato che è importante correlare i segnali letti magari con uno strumento portatile con quello che sta succedendo in quel momento dentro le macchine e quindi in una determinata condizione di funzionamento. Perché magari può essere, soprattutto per esempio sull'analisi vibrazionale, possono esserci delle correlazioni tra l'analisi vibrazionale e quello che sta succedendo dentro le macchine. Quindi, spinti da questa considerazione, vedendo un po' lo sviluppo, il mondo come stava correndo verso hardware nuovi, che sono scesi di costo e tecniche di acquisizione dati dedicati, abbiamo deciso di trasformare, provato a trasformare questa analisi da una condizione variabile, basata su fatte spot, ad una condizione maggiormente ripetibile ed in real time. Da qui, quindi, è nata per il nostro futuro, che è l'attuale presente, ma poi andremo sempre di più, cercheremo sempre più di svilupparlo, di introdurre nella nostra gestione della manutenzione la manutenzione prescrittiva attraverso una digitalizzazione delle macchine. Fare questo ragionamento non è stato solo un ragionamento dal punto di vista di manutentore, ma anche stato un ragionamento anche da condividere con la nostra produzione. Infatti l'idea di poter cercare di fornire anche alla produzione semplici informazioni sullo strato di stress delle macchine, ritenevamo potesse aiutarci a ottimizzare insieme il comportamento dinamico e la gestione delle macchine critiche. Quindi il passo successivo è stato individuare dove lavorare per applicare la manutenzione prescrittiva e digitalizzare le nostre macchine. Il tutto per che cosa? Abbiamo detto per avere una capacità maggiore decisionale sul processo, ottenendo un beneficio in termini di produzione, di aumento di affidabilità e un conseguente minor costo anche unitario di manutenzione. Abbiamo quindi raffinato l'idea ulteriormente ragionando su vari aspetti, ovvero che dovevamo individuare un processo dove sviluppare un prototipo, perché volevamo partire con un prototipo, applicare queste logiche, e abbiamo ragionato scegliendo una macchina di cui non avevamo già un modello matematico precostruito, per vedere anche di sfruttare le potenzialità che stavamo vedendo offerte dalle nuove metodologie di analisi dati, per arrivare a costruirne magari un modello ex novo. Poi definire le variabili, quindi predittive di processo da mettere all'interno del nostro modello e poi lavorare anche sopra troppo le macchine. E poi valutare anche, abbiamo considerato, visto che abbiamo un sistema di gestione della manutenzione basato su InfoReAM, abbiamo anche valutato che fosse questo progetto anche possibilmente collegabile col nostro sistema di manutenzione, non dimenticandoci anche di volevamo sviluppare anche delle competenze di persone per poter operare con nuovi approcci offerti dal mercato e con nuove tecnologie. Facendo questi aggiornamenti, quindi, siamo arrivati a definire due cose. Siamo arrivati a definire un partner che ci accompagnasse in questo percorso e abbiamo individuato in ISE il partner adatto sia per un aspetto che di background sull'analisi predittiva, all'interno abbiamo riconosciuto una, una,
background anche sulla parte di analisi dati e anche nella conoscenza di InfoRM, che appunto era un punto che ci interessava per sviluppare con loro questo prototipo. Il prototipo che abbiamo definito era, è stato quello di analizzare e di portare la manutenzione prescrittiva su un mulino Oromid per la macinazione del cemento. E in particolare abbiamo preso il mulino Oromid del nostro stabilimento di Trino Vercellese. In questa slide cerco di descrivervi velocemente che cos'è un circuito di macinazione del mulino Oromid. Allora, gli impianti di macinazione innanzitutto servono per macinare uno o più tipi differenti di cemento, rispettando naturalmente delle caratteristiche qualitative che vengono richieste da specifiche e al minor consumo specifico possibile. Le caratteristiche di un mulino Oromil sono quelle di avere consumi specifici molto bassi e di avere una produttività massima di circa 120-140 tonnellate ora. Il mulino quindi viene alimentato con l'opportuna miscela di componenti costituenti il cemento, che contiene anche il clinker. Il materiale macinato poi viene scaricato su un elevatore che lo porta poi a un separatore, dove viene selezionata la parte più grossolana, chiamata in questa slide semolino, e rientra, che rientra poi nel circuito di macinazione insieme all'alimentazione fresca che arriva appunto dall'alimentazione. Mentre la frazione fine passa per un filtro di processo da cui poi si raccoglie il prodotto finito. Perché un mulino Oromil è normalmente critico da gestire? Perché la produttività del mulino risente dello stato di usura di alcuni suoi componenti, la manutenzione di questa macchina è complessa e necessita di personale specializzato, i costi di manutenzione possono essere elevati se non si ha un pieno controllo dello stato di usura dei suoi componenti e le sollecitazioni, chiedo scusa, al riduttore e altri componenti sono spesso correlate alle condizioni di macinazione. Entriamo quindi a questo punto dentro un mulino Oromil, in questo caso un Oromil 3008. È costituito fondamentalmente da una virola, che è un grosso cilindro di circa, che è questo più grande, di circa 3,6 metri di diametro interno, che è messa in rotazione, qua c'è una corona, che a sua volta è azionata da un gruppo di comando motore-riduttore. All'interno di questo grosso cilindro è presente una macina folle che serve appunto per macinare il materiale, che gira nello stesso verso di rotazione della virola. Questa macina poi è, viene premuta verso il basso da due cilindri e viene premuta contro la virola da questi due cilindri che possono generare delle forze pari a un massimo di 227 tonnellate cada uno, quindi delle forze importantissime. Queste forze poi vengono contrastate dalla parte nella parte sotto, fondamentalmente da quattro pattini in metallo bianco che prima staticamente, poi idrodinamicamente, quando la virola tende a girare, sorreggono appunto questa virola. Poi i due cilindri sono interconnessi fra di loro attraverso due bracci e una barra di torsione che serve a garantire il corretto bilanciamento della macina. A questo punto il materiale quindi entra dentro il mulino, passa sotto la macina, la virola viene messa in rotazione, la virola appunto è in rotazione, il galè viene tirato giù, viene premuto verso il basso dai cilindri e quindi il materiale che entra inizia a essere macinato dalla macina. La parte esterna tende a girare, quindi porta il layer blu di materiale in senso orario verso una zona dove ci sono i raschiatori. A questo punto il raschiatore ha la funzione di staccare il materiale dalla virola, ok, e far scendere questo materiale sulla tavola di avanzamento materiale. Quindi una parte di materiale poi viene gestito dalla tavola avanzamento materiale che porta in avanti il materiale verso l'uscita. Mentre a seconda di come viene regolato
questo elemento, un'altra parte tende ad andare sotto e ripassare dentro il mulino. Quindi capite bene che la regolazione di questo elemento della tavola di avanzamento materiale aumenta o diminuisce il tempo di residenza del materiale all'interno del mulino. E la sua posizione viene regolata in modo da avere il migliore equilibrio tra le pressioni dei pattini, le pressioni dei cilindri, le vibrazioni e lo strato di diletto di macinazione ottimale. Abbiamo anche parlato appunto di un gruppo di comando che è composto da un riduttore ad assi paralleli della Facchini con un rapporto di circa 1 a 20, per la precisione 1 a 20,7, e sull'albero veloce che è disporgente, da una parte c'è un comando lento per fare i movimenti in lento del mulino, dall'altra parte invece c'è una lunga che si collega al motore che aziona il mulino, che è un motore ADB da 2400 kW a 8 poli con scambiatore. Tutto questo sistema poi ha un gruppo di lubrificazione che è composto da due vasche separate, una è dedicata fondamentalmente ai pattini e alla lubrificazione del mulino, perché i pattini hanno delle pompe che tendono a spingere olio verso l'alto per contrastare le forze per mantenere lubrificato la virola che è in rotazione, e invece un'altra vasca è dedicata solo per il riduttore. Sono una da 7000 litri e una da 1000 litri, quindi è anche importante la quantità di lubrificante che abbiamo dentro questa macchina. La temperatura di quest'olio poi viene regolata da scambiatori acqua. Quindi, considerando questa macchina proprio in particolare, gli obiettivi che avevamo erano quelli che ci siamo dati, era di cercare di correlare le variabili acquisite, delle variabili acquisite in real time, che io ho indicato con dei pallini blu, che possono essere variabili sia a livello predittivo che anche variabili di processo, definire quindi dei range di grandezze predittive corrette. Per grandezze predittive intendo analisi vibrazionale, analisi del lubrificante, in funzione delle condizioni di funzionamento della macchina, perché abbiamo visto che la macchina è inserita nella slide prima all'interno di un circuito di macinazione, e rendere dinamici possibilmente questi range durante il funzionamento della macchina in funzione delle variazioni di esercizio della macchina, a fine appunto di condurla in maniera ottimizzata. E non dimentichiamoci, siamo dei manutentori, quindi avevamo la necessità anche di identificare in maniera anticipata difetti tipici della macchina, sui cuscinetti, sulla lubrificazione, sui giochi e via dicendo. E poi anche la volontà di remotare a manutentori e a conduttori della macchina un risultato espresso in maniera semplice e facilmente interpretabile. Per portare quindi allo step manutenzione prescrittiva questo mulino Hornill, abbiamo acquisito un sistema di monitoraggio online to iSight da ISE. Sempre da loro abbiamo fatto l'acquisto di un servizio di assistenza on site, abbiamo acquistato un servizio di formazione su questo sistema di monitoraggio per capire poi come utilizzarlo, e abbiamo acquisito dell'assistenza tecnica per l'analisi dei dati. Esternamente a ISE abbiamo, per poter realizzare proprio la digitalizzare questa macchina, che tutta la sensoristica ne era praticamente sprovvista, di tutti questi accelerometri e sensori che gli abbiamo messo, abbiamo previsto poi un'attività di montaggio meccanico ed elettrico della sensoristica e l'acquisto di un PC dedicato per poter gestire il tutto. Lascio quindi adesso la parola di nuovo a Domenico, in modo tale che possa spiegarvi che cosa sta dietro appunto alla filosofia 4.0 di questo progetto e in dettaglio il sistema online to iSight. Grazie Andrea. Allora, aspetta che interrompo la condivisione se riesco. Allora. E riparto io. Ok. Quindi, appunto, come ha anticipato Andrea, cerchiamo di vedere adesso nel dettaglio come è costituito questo sistema che abbiamo sviluppato. Scusa, vediamo lo schermo nero in questo momento. Okay. Se riesci a condividere. Sì, avevo condiviso, non so come mai. Provo a condividere di nuovo. Va meglio? Perfetto. Grazie.
Quindi appunto, come diceva Andrea, vediamo un po' come nel dettaglio come è stato sviluppato in stretta collaborazione tra noi e Buzzi Unicem questo sistema. E però prima di entrare in questo dettaglio, ritengo sia interessante capire qual è stata l'evoluzione di queste tecnologie predittive che ci ha permesso quindi di arrivare oggi a poter sviluppare, implementare questa tipologia di sistemi. Ovviamente l'evoluzione delle tecnologie predittive è strettamente collegata all'evoluzione che è in atto in ambito industriale e che ci vede appunto oggi nell'era dell'Industry 4.0 e che quindi sta spingendo anche un'evoluzione della manutenzione verso una manutenzione 4.0. Però in tutte le presentazioni si parla di Industry 4.0, tutti parlano di Industry 4.0, tutte le aziende mirano ad essere 4.0, ma nella realtà, se andiamo a guardare un po' di dati relativi poi all'applicazione dell'Industry 4.0 in tutto il mondo, vediamo che poi alla fine la reale adozione di questo approccio, di queste logiche, non è ancora così diffusa. Questo dato è importante perché ci deve far riflettere, nel senso che ci deve far capire che poi applicare questo approccio, essere appunto 4.0, non è così banale. Quindi ci fa capire che per poter arrivare a questo obiettivo bisogna sicuramente fare dei progetti che siano innovativi, quindi nella logica, nella filosofia dell'Industry 4.0, e soprattutto siano sostenibili. E ci tengo a sottolineare il concetto di sostenibilità, nel senso che lo sviluppo, questa evoluzione, deve essere anche un'evoluzione interna all'azienda stessa e deve essere coerente con la realtà in cui si va ad operare. Infatti prima Andrea ha spiegato benissimo quello che è stato il percorso evolutivo della manutenzione all'interno di Buzzi Unicem, da cui si evince che è un percorso comunque non scontato, non banale e anche lungo. Quindi il concetto fondamentale è che non si diventa 4.0 dall'oggi a domani, ma c'è tutto un processo degli step da seguire ed è importante quindi attuare gli step in relazione compatibili con la realtà, anche dal punto di vista degli investimenti, quindi fare tanti piccoli investimenti compatibili con la realtà in cui si va ad operare, sino ad arrivare a raggiungere gli obiettivi desiderati. Detto questo, comunque, l'evoluzione appunto dell'industria verso un approccio 4.0, come dicevamo, ha spinto molto l'evoluzione della manutenzione in generale e delle tecnologie predittive, che ci ha portato appunto a poter sviluppare i sistemi che esistono oggi. I driver che hanno reso possibile questa evoluzione sono quindi, da una parte, sicuramente i pilastri stessi dell'Industry 4.0, quindi l'incremento di affidabilità, incremento di produttività e riduzione degli sprechi. Ma a questo si associa anche l'evoluzione delle macchine e degli impianti industriali stessi, che anch'essi hanno subito un'evoluzione e li hanno portati a essere molto più veloci, molto più complessi, con presenza di molta più elettronica e molta più automazione. E questo quindi richiede ai moderni sistemi di condition monitoring la possibilità di fare un'analisi dati avanzata. E per fare questo quindi si rende necessario anche l'ultimo tassellino, che è quello di poter integrare in questi sistemi anche informazioni derivanti dal processo, che appunto correlate con informazioni derivanti dal campo, dai sensori, ci permettono quindi di fare un'analisi più approfondita, più dettagliata e quindi avere una caratterizzazione delle nostre macchine molto più precisa e soprattutto che tiene conto dell'influenza che il processo ha sul funzionamento delle macchine. E dall'altra parte, come diciamo in direzione opposta, ci permette quindi anche di ottimizzare il processo in modo tale da ottenere maggiore produttività e meno stress delle macchine. Quindi in base a queste indicazioni possiamo definire quelli che sono i requisiti minimi che un moderno sistema di condition monitor deve avere, quindi il must have, che quindi può essere racchiuso in questi tre punti: la possibilità di acquisire dati, ma di acquisire una grande quantità di dati e derivanti da sorgenti molto diverse e anche legati a variabili molto veloci molto veloci in alta dinamica. Poi dobbiamo avere la possibilità di gestire queste variabili e quindi avere dei database, dei contenitori adeguati a tenere tutta questa quantità di dati.
E infine dobbiamo avere la possibilità di analizzare, quindi di elaborare tutti questi dati e poter tirar fuori quel valore che ci serve per poi appunto gestire al meglio le nostre macchine. Ovviamente questo è possibile farlo con un'architettura hardware e software dedicata che va opportunamente progettata e sviluppata. Questa architettura ovviamente deve avere delle, anche in questo caso possiamo definire delle caratteristiche fondamentali di questi sistemi. Quindi sicuramente devono essere sistemi flessibili, quindi che ci diano appunto la possibilità di prendere una grande varietà di segnali di grandezze derivanti dal, dal funzionamento delle nostre macchine, quindi anche molto diverse tra di loro, con caratteristiche molto diverse. Le performance, perché come abbiamo detto appunto dobbiamo poter acquisire anche fenomeni e segnali velocemente variabili in alta dinamica. La modularità, quindi la possibilità di estendere, di espandere il nostro sistema anche per stare dietro alle nuove necessità, che, alle nuove evoluzioni che gli impianti e le macchine possono avere. L'usabilità, quindi la possibilità di poi poter visualizzare e capire intuitivamente il risultato di tutte queste analisi, di queste elaborazioni, nonostante la complessità del sistema che c'è dietro. La programmabilità, quindi la facilità di programmare, di settare questi sistemi di acquisizione, e infine la robustezza, che è importante in quanto molti di questi sistemi poi si trovano ad operare in ambienti che sono abbastanza ostili. Sulla base di queste caratteristiche generali abbiamo quindi sviluppato la nostra soluzione denominata TwiSight, che è una soluzione quindi che ci permette di sviluppare un sistema che va dalla sorgente del segnale che andiamo ad acquisire sino all'interfaccia grafica che ci fa vedere in maniera intuitiva il risultato dell'elaborazione dei dati. E questo passando per dei tassellini intermedi che prevedono innanzitutto l'integrazione di questo sistema con il sistema esistente, quindi la comunicazione, l'integrazione con ciò che già esiste, e questo viene fatto con connettori hardware e software dedicati per fare appunto questo. Una parte appunto di elaborazione dei dati, quindi modelli matematici, statistici che ci permettono di elaborare il dato e quindi di avere un risultato poi utile a livello di gestione della macchina e di ottimizzazione del processo. E poi appunto la parte anche di gestione del dato, quindi database opportuni che riescono appunto, ci permettono di gestire adeguatamente tutti questi dati. Arrivando appunto, come ho già detto, all'interfaccia grafica, che è il tassellino finale dove noi vediamo il risultato di tutto questo processo. Nel caso, entriamo adesso nello specifico del caso del mulino Oromil, dove appunto è stata realizzata un'applicazione specifica di questo sistema, del sistema TwiSight, che appunto è stato realizzato e sviluppato tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto in questione. Come ha già spiegato prima Andrea, l'impianto è costituito appunto da una parte, diciamo, costruttiva, quindi dal gruppo di comando costituito dal motore e dal riduttore che appunto danno il moto al mulino in questione, e abbiamo però dall'altra parte un aspetto importante legato anche al processo, sia perché l'impianto si trova in una fase strategica del processo, sia perché il processo stesso è caratterizzato da una grande variabilità ed è caratterizzato da un elevato numero di parametri di conduzione, di setup che entrano in gioco. E in aggiunta a tutto questo abbiamo anche l'influenza del processo sulla macchina, quindi le sollecitazioni che il processo genera che si ripercuotono sulla macchina. Quindi a partire da queste considerazioni, come obiettivo del progetto appunto dell'implementazione di questo sistema di remote condition monitoring, abbiamo posto due macro aspetti: quello della caratterizzazione della macchina, sia da un punto di vista di condition monitoring più convenzionale, ma anche da un punto di vista di appunto influenza del processo sul funzionamento della macchina. Dall'altra parte si è ritenuto opportuno tener conto anche dell'ottimizzazione del processo, perché questi due aspetti sono bidirezionali, quindi l'obiettivo finale è quello di creare un modello che ci permette di creare un compromesso, il giusto trade-off tra la produttività, l'affidabilità
la, diciamo, l'efficienza del processo produttivo e garantire allo stesso tempo appunto l'affidabilità, il corretto funzionamento, la corretta gestione della macchina. Partendo da questi due aspetti, quindi abbiamo definito l'architettura del sistema, quindi costituita sia da sensori di vibrazione per il monitoraggio della parte rotante della macchina, sensori della qualità dell'olio appunto per monitorare, tenere monitorato anche la qualità degli oli lubrificanti, l'assorbimento del motore per avere anche informazioni di natura elettrica sulla parte appunto di comando, la velocità angolare, tutto questo gestito appunto dal sistema di acquisizione TwiSight, che a sua volta si interfaccia anche con il PLC per prendere appunto informazioni di processo dalla macchina stessa. Quindi schematicamente qui possiamo vedere l'architettura che è venuta del sistema che è stato appunto realizzato con le varie sonde e i vari sensori che sono stati appunto considerati per lo sviluppo e l'implementazione di questo sistema. Ovviamente come parte conclusiva della progettazione, dello sviluppo di questo sistema, appunto come dicevamo, è stata sviluppata anche una parte di interfaccia grafica con l'obiettivo, come dicevamo prima, di rendere semplici e intuitivi i risultati dei dati che vengono acquisiti ed elaborati dal sistema, con una logica di avere schermate più superficiali, più generali dello stato generale della macchina e la possibilità allo stesso tempo di entrare nel dettaglio dei singoli punti e delle singole misure per poter approfondire l'analisi. E il software al tempo stesso comunque ci permette poi anche l'elaborazione del dato e tutta quella parte di correlazione anche con i dati di processo. Il progetto allo stato attuale è un progetto ongoing, quindi abbiamo fatto una grossa parte, la parte più grossa legata all'ingegnerizzazione e la progettazione di questo sistema completamente customizzato per il mulino Oromil. Adesso siamo nella fase di acquisizione dei dati e quindi nelle fasi successive ci sarà il momento in cui tutti questi dati verranno correlati, elaborati, quindi si arriverà a quei modelli intelligenti di cui parlava Andrea, che quindi porteranno la manutenzione su una logica di natura più prescrittiva. A questo punto ripasso la parola ad Andrea, che magari trae le conclusioni di quanto detto sinora. Sì, allora più o meno abbiamo raccontato, diciamo, tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora su questa macchina, e per concludere quindi dimmi. Andrea, se vuoi riattivare la webcam o se dovete condividere oppure rimanete su questa slide. Rimaniamo su questa slide. Okay. Sì. E per concludere quindi quello che ci aspettiamo dal lavoro fatto, dai passi futuri appunto che ha detto adesso anche Domenico, visto che il nostro lavoro è ancora in divenire, e comunque aumentare sicuramente la conoscenza di questa macchina, aumentare le competenze delle persone, aumentare la digitalizzazione di questa macchina e ottimizzarla. Queste sono appunto, riassumendo in sintesi, quello che ci aspettiamo, correlando grandezze tipicamente predittive con parametri di processo e soprattutto vorrei appunto sottolineare l'importanza che noi vogliamo dare ad avere dei KPI dinamici e soprattutto che siano facili da leggere a tutti i livelli, perché ci sono sempre tanti numeri e tanti grafici e tante cose, però alla fine l'aspetto della semplicità della lettura di un qualcosa che avverta che qualcosa non sta andando bene e che dietro ci sia una grossa ingegnerizzazione è sicuramente un valore aggiunto enorme. E ci aspettiamo quindi che con questo prototipo possiamo portare e standardizzare soprattutto la manutenzione prescrittiva su tutti i nostri mulini Oromil. Ecco, questo è un po' il target che ci siamo dati conclusivo di questo lavoro. Perfetto. Ringraziamo innanzitutto tutti quanti. Perfetto, grazie. Allora, rimanete pure in linea perché ci sono delle domande. Sì. Magari, ecco, se riattivate le webcam, vi metto a schermo, così, ok, benissimo. Allora, stiamo su Domenico, che va bene. La prima domanda, infatti, è per te. Sì. Ci chiedono,
Come avete scelto i parametri da acquisire, sia in termini di sensori da utilizzare, sia come informazioni da prendere da PLC? Ok, sì, allora, questa fase della scelta è stata appunto una delle parti principali del progetto, e come in tutto il progetto è stato fatto in stretta collaborazione con i nostri referenti Buzzi Unicem. Quindi abbiamo cercato sempre in tutte le scelte di unire il know-how loro sulla conoscenza della macchina e del processo e mettere noi a disposizione il nostro know-how legato al condition monitoring. Quindi in questo caso specifico, appunto sulla parte di sensoristica, abbiamo appunto con loro cercato di conoscere meglio possibile la macchina, sfruttando anche la loro esperienza passata di acquisizione di misure con strumentazione offline e strumentazione portatile. In più appunto abbiamo un po' aggiunto quello che è il nostro know-how, ad esempio sul riduttore del mulino, che è una delle parti più importanti. Abbiamo fatto uno studio in collaborazione con il costruttore del riduttore, in cui abbiamo trovato quali sono le sollecitazioni che il riduttore riceve dal mulino. Con queste informazioni abbiamo definito insieme la posizione e l'orientamento di questi sensori, in modo tale da essere sicuri da prendere tutte le informazioni possibili, più informazioni possibili, e caratterizzare nel miglior modo possibile il funzionamento del riduttore e di tutta la macchina. Per quanto riguarda i parametri dei PLC, anche qui ci siamo fatti guidare dall'esperienza del personale Buzzi Unicem, che conosce profondamente il processo e le sue criticità. Quindi abbiamo definito dei parametri tipo la miscela dei componenti di cemento, le informazioni sulla tavola di avanzamento materiale, la pressione dei cilindri idraulici e così via. Quindi parametri che fossero caratterizzanti del funzionamento della macchina e del processo. Quindi questo è stato un po' il lavoro fatto nella scelta della sensoristica e dei segnali in generale da acquisire. Perfetto, abbiamo anche una seconda domanda, questa volta è per Andrea. Sì. Il prototipo che avete presentato, abbiamo visto anche l'applicazione di sensori dell'olio. Quale valore aggiunto vi aspettate da questi sensori? Ah, bella domanda, nel senso... Allora, sull'olio, infatti ho detto in presentazione che abbiamo anche delle quantità piuttosto importanti in gioco, perché abbiamo circa 8.000 litri di olio su questa macchina, e quello che ci aspettiamo è il valore aggiunto dei sensori che abbiamo pensato è quello di gestire. Noi gestiamo già questa carica come se fosse fondamentalmente un asset a sé stante, perché applichiamo anche logiche di filtrazione, e che ci ha portato dei risultati interessanti, e soprattutto anche delle analisi degli oli che riteniamo strategiche, come abbiamo visto nella curva PF. Il fatto è che sia la filtrazione è un qualcosa che possiamo fare, tra virgolette, modello dialisi, mentre le analisi degli oli è un qualcosa che facciamo normalmente a spot con i fornitori del lubrificante. Avere dei sensori dell'olio online e poter correlare ciò che leggono anche a degli eventi e degli avvenimenti sul mulino, questo sicuramente ci può aiutare ad anticipare più che della sporcizia, della contaminazione che può poi girare all'interno del circuito senza dover arrivare al prossimo campionamento dell'olio. Quindi riteniamo che questo sia sicuramente strategico più per un aspetto predittivo che per un aspetto di processo, naturalmente, cioè più per l'aspetto proprio della gestione della manutenzione della macchina. Benissimo. Abbiamo altre domande sullo stesso tema. Allora, ci chiedono, gli scambiatori di calore sono stati pensati sul riduttore per tenere l'olio, immagino minerale, entro un range di temperatura prestabilito sopra il quale scatta successivamente un allarme? Sì, naturalmente sì. Noi dobbiamo mantenere soprattutto diciamo che sono anche scambiatori legati soprattutto all'aspetto del sostentamento dei pattini e alla lubrificazione appunto pignone corona, dove abbiamo delle temperature da rispettare
quindi abbiamo dei range precisi di funzionamento. Al di fuori di quello, logicamente, scattano degli allarmi, corretto, e che sono segnali che dobbiamo considerare nell'esercizio della nostra macchina. E quello è anche un olio, è un 460 di viscosità, se non ricordo male. Sempre a tema, sarei interessato a conoscere in maggior dettaglio cosa si intende per valutazione del trend di qualità del lubrificante. Se vuoi rispondo io. Sì, grazie. Allora, per la qualità dell'olio si intende, il trend della qualità dell'olio si intende che appunto questi sensori vanno a misurare dei parametri, in particolare misurano capacità elettrica e conducibilità elettrica dell'olio, andando appunto a generare una corrente in altissima frequenza. In base alla variazione di questi parametri si crea un valore di overall che tiene conto dello stato generale dell'olio, della qualità dell'olio. Ovviamente, andando ad analizzare un po' più nel dettaglio come varia questo parametro, si può riuscire a capire meglio se abbiamo problemi di contaminazione o di usura dell'olio. Però in generale appunto è un valore globale, un valore di overall che appunto viene tirato fuori dal sensore con un segnale da 420 mA, che può essere mandato un PLC o in questo caso viene mandato al nostro sistema di acquisizione, e ci permette appunto di fare un trend dello stato, della condizione dell'olio. E come sottolineava prima Andrea nella loro specifica applicazione, ma in generale è così, è molto utile in applicazioni dove appunto le quantità di olio che ci sono in gioco sono importanti, e anche la contaminazione, comunque la contaminazione dell'olio, le condizioni dell'olio sono importanti, e quindi anziché fare solo delle analisi chimiche in laboratorio basate a tempo, si tiene anche monitorato la condizione dell'olio nel tempo, quindi si va ad aggiungere un'informazione in più con un approccio sempre online, quindi un'informazione che io ho in continuo. Sì, perché noi possiamo avere anche, aggiungo, contaminazioni sia da eventuali guasti potenziali, visto che ne abbiamo parlato, di componenti meccanici, quindi parti metalliche, sì, abbiamo parecchio silicio nel nostro processo, di conseguenza c'è anche un aspetto di contaminazione ambientale dell'ambiente, che il riduttore, le centraline, il mulino tende a respirare, se mi passate questo termine, e quindi nella carica dell'olio, se non correttamente gestita, questo materiale molto abrasivo poi a lungo andare può creare anche dei problemi, ecco. Diciamo che avere comunque, soprattutto accorgersi tra le vibrazioni, gli oli, di presenza di materiali metallici, questo è già un bel avvertimento, perché ci rendiamo conto dell'anomalia già da due punti di vista differenti. Ok, allora ci sono una serie di domande, cerco di andare in ordine per provare a non perderle, sono molte. Allora, sì. Sono previsti dei progetti di efficienza energetica con un monitoraggio in ottica digitale? Bella domanda. So che ci sono in questo momento dei progetti aperti, però non so entrare nel dettaglio della soluzione, in quanto non me ne occupo io direttamente. Però sì, diciamo che l'aspetto energetico per un'industria come la nostra è fondamentale, quindi il processo nostro è basato, abbiamo detto, appunto sul consumo specifico, che fondamentalmente è quanta energia usiamo per quantità di prodotto, quindi capite bene che l'aspetto energetico sicuramente è strategico per noi. Ci sono dei progetti in corso, però in questo momento non saprei parlarvene. Legato, diciamo, all'aspetto dell'Oromi, questo progetto qua, in particolare sull'aspetto energetico, a parte un controllo del lubrificante o di alcuni parametri, poi magari ci darà anche degli spunti, non lo so, anche dal punto di vista energetico sull'esercizio della macchina. È possibile. Anche su questo progetto qua, però in questo momento direi che non è il focus principale del progetto sull'Ormi.
Ok. In ambito di post manutenzione, che strumenti software usate per la gestione e per l'analisi dei dati finalizzata ad interessi statistici? Ma fondamentalmente usiamo dei tools, abbiamo InfoRAM che è già dotato di una serie di tools per poter fare analisi statistiche e analisi di gestione della manutenzione e di post manutenzione. Raccogliamo le informazioni, tutte le informazioni degli interventi che facciamo, cercando di fare delle classificazioni per poi utilizzare queste informazioni per varie analisi, quindi tutto è fondamentalmente basato su InfoRAM. E poi naturalmente per chi conosce questo software ne conoscerà anche sicuramente la scalabilità e abbastanza la buona facilità con cui si possono estrarre dati, eccetera, quindi facciamo poi analisi dedicate anche con strumenti nostri creati internamente al momento. Perfetto, torniamo un attimo sul discorso dell'olio. Che tipo di parametri dell'olio controllate e come definite le soglie d'allarme? Ma allora, quando facciamo analisi dei lubrificanti, fondamentalmente controlliamo l'ossidazione dell'olio, controlliamo la presenza di elementi contaminanti, sia di natura metallica che di natura non metallica, controlliamo la presenza di acqua, le classiche analisi, diciamo, che in un laboratorio dedicato per fare analisi lubrificanti può fare, e sulla base di questo è come definiamo le soglie d'allarme. Diciamo che la collaborazione che abbiamo con i produttori dei lubrificanti ci permette di definire per ciascun tipo di lubrificante quali possono essere le soglie. Diciamo che fondamentalmente non ce le inventiamo noi, basiamo queste soglie sul know-how. In questo caso sul Mulino Oro Milditrino, per esempio, collaboriamo con Mobil, e quindi loro infatti sono coinvolti, diciamo, sanno di questo progetto, sanno che abbiamo messo il sensore dell'olio, e quindi correleremo poi, l'idea è quella di correlare poi le analisi che otteniamo dal punto di vista della sensoristica con le analisi che facciamo offline, e in maniera tale da poi da definire anche soglie d'allarme. I sensori dell'olio che abbiamo montato in questo momento, diciamo, non sono un qualcosa di paragonabile all'analisi che può fare un laboratorio. Attenzione, è fondamentalmente un indicatore qualitativo che ci deve avvisare che qualcosa nell'olio fondamentalmente è cambiato. Poi fare l'analisi di secondo livello, chiamiamola così, sull'olio spetterà poi a noi farla attraverso i canali. Però in questa maniera ci accorgiamo magari di un degrado dell'olio prima che, cioè in tempo utile, senza arrivare a una condizione peggiore. Penso dell'acqua che va nel circuito o quant'altro, ce ne possiamo accorgere prima. Mi collego forse con questa: qual è l'interfaccia per i segnali derivanti dai sensori? Control room, interfaccia uomo-macchina per l'operatore o qualcos'altro? Questa sì. Penso che, Domenico, poi è relativa, penso, al sistema che avete utilizzato. Non c'è un'interfaccia uomo-macchina, abbiamo delle interfacce grafiche, quindi una control room, se vogliamo intenderla così, dove appunto ci sono un po' quelle varie finestre che abbiamo visto prima, che ci danno un overview del sistema e vanno poi, man mano si può scendere nel dettaglio sino alla singola misura, quindi se si vuole andare a fare la misura dello spettro di vibrazioni o della corrente assorbita, si può andare a vedere, quindi è un'interfaccia, diciamo, più da control room, se vogliamo. Ok. A quanti micron viene filtrato il lubrificante che viene impiegato? Adesso non ricordo se i filtri di quelli normalmente sono dotati la macchina,
se erano nell'ordine dei 25 micron. So solo che su questa macchina in particolare, che ho visto che ho parlato di che gestiamo questo lubrificante in maniera particolare, abbiamo anche un sistema, una campana filtrante con dei filtri cellulosa che arrivano anche a 3 micron di mesh. È una filtrazione molto lenta, che però ci sta dando parecchie soddisfazioni sulla gestione della carica. Ok, ringraziano intanto per le risposte che sono arrivate. Ce ne sono ancora qualcuna, l'argomento è stato molto interessante. Allora, il sistema è interfacciabile o interfacciato col CMMS? Questa magari è rapida. Attualmente no, non è interfacciato. No. È interfacciabile, tra l'altro, appunto, come diceva Andrea, loro hanno il sistema Infora M, che tra l'altro ha sviluppato un tool proprio legato un po' al discorso dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro noi siamo anche partner di Infor, quindi l'obiettivo è anche quello appunto di creare un qualcosa in collaborazione che ci permetta appunto di fare uno scambio dati. Sicuramente è possibile, si può rendere efficiente sfruttando entrambe le potenzialità, quindi quelle di Infor e quelle del sistema QuietSight. Ok, poi ci chiedono, se ho ascoltato bene, il cestello ha un diametro di circa 3 metri, mi immagino quindi che giri molto lentamente. Che tipo di analisi vibrazionali eseguite con questi RPM così bassi? Allora, sulla virola, diciamo, che è collegata, diciamo, ai cuscinetti che fanno... Perché la virola è quella che è chiamata cestello, che porta praticamente sul materiale, mette in azionamento la macina, ok? Perché la macina è folle, quindi il movimento relativo fa girare questo attraverso il materiale passa in mezzo. Questo sistema fondamentalmente gira corretto, gira molto lentamente e ha dei sensori, se si deve monitorare, noi è al di fuori in questo momento del sistema ISE, perché noi con ISE la parte vibrazionale l'abbiamo spinta sul riduttore e sul gruppo di comando fondamentalmente, però effettivamente ci sono questi due grossi cuscinetti che sono quasi da un metro e mezzo di diametro, sono 1,420 m mi sembra di diametro, che quando li monitoriamo in questo momento offline, cioè offline al di fuori di questo sistema con la nostra strumentazione, usiamo dei sensori in questo momento da 500 millivolt AG per essere più sensibili e per poterne identificare dei difetti. Quindi attualmente stiamo usando... semplicemente dei sensori con una maggiore sensibilità rispetto a quelli tradizionali da 100 millivolt G che utilizziamo per il riduttore, per il motore, per le altre applicazioni normalmente standard. Perfetto, quindi questa risposta risponde già alla domanda sensori per i cuscinetti. Quali sensori per i cuscinetti volventi, solo vibrazionali? Abbiamo anche delle sonde di temperatura posizionate nei cuscinetti, queste che però vanno in automazione, che sono dei segnali che abbiamo disponibili, e se poi utilizzeremo anche questo segnale nel nostro modello di manutenzione prescrittiva, chiamiamolo così, che stiamo implementando, aggiungeremo un pezzo alla volta. Ecco, abbiamo dei segnali di temperatura, però dobbiamo valutarli. Perfetto, sembra l'ultima domanda, se non arrivano altre, scusate, ma l'argomento lubrificazione è interessante, volevo chiedere se vengono eseguite una filtrazione in linea da conta particellare, acqua, umidità. No, conta particellare direi Domenico di no, nel senso... No, parlava di filtrazione in linea. Ah, filtrazione, una filtrazione sì. In linea da conta particellare. Acqua, umidità... in linea direi di no in questo momento. Offline sì, perché appunto i filtri in cellulosa che utilizziamo servono anche per trattenere la parte umida e l'acqua eventualmente presente nel lubrificante. Online però no.
Contraparticellare direi anche no, filtrazione contraparticellare non mi risulta che ce l'abbiamo su questa macchina. Perfetto, mi riattivo anch'io. Spero di aver dato le risposte più... Adesso vediamo se è il caso, qualcuno ha ancora qualcosa da chiedere o se vuole approfondire qualcosa, se no andiamo in chiusura. Io direi che vi ringraziano diversi partecipanti, vi ringraziamo anche noi ovviamente perché è stata veramente molto interessante, quindi grazie, siamo grazie andati molto lunghi ma è stato perché siamo stati interessanti, quindi grazie mille a entrambi. A questo punto vado a chiudere, semplicemente lanciando l'appuntamento di domani mattina si chiude la prima settimana del mese della manutenzione 2020, con una relazione dal titolo Building Asset Management, che non è nient'altro che il lancio di una nuova sezione di Aiman dedicata proprio a questo settore. Quindi ci aspettiamo una ricca presenza anche domani mattina e nell'augurarvi un buon proseguimento di giornata, una buona serata, vi ricordo che il mese della manutenzione continua.